Dall'Ata Hotel di Milano siamo con il patron Gianni Vrenna. Buonasera, bentrovato. Diciamo anche buongiorno perché andiamo in onda venerdì mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Gianni, oggi, meglio ancora questa sera, la serata di giovedì doveva essere una serata importante per quanto riguarda la cessione di Cutolo. Si è conclusa? L'affare si è concluso? No, non si è concluso, scusate, ma ci siamo incontrati con Cesena, ma è tutto rimandato perché non, al momento non, loro anche hanno necessità di fare il cacciatore in uscita, per cui, però diciamo, l'appuntamento è rinviato a presto, Ma se, tra secondo te c'è stasera e domani. l'intenzione del Cesena di volerlo, Cutolo? Sì, c'è l'intenzione anche nostra. No, bisogna naturalmente arrivare a un accordo che soddisfi ambedue, ecco. Benissimo, il Crotone si sta muovendo molto bene sul mercato, molti giovani importanti stanno cominciando a dare corpo a questa squadra che sta riscuotendo veramente tanti e tanti consensi nei tifosi crotonesi, sono tutti fiduciosi. Sì, ringrazio per la fiducia che ci accordano i tifosi. Abbiamo voluto proseguire il lavoro che ha fatto Menichini l'anno scorso, riconfermando tutta una serie di calciatori che hanno fatto bene a Crotone, mi riferisco a Bele, Klimforte, Djuric, Tedeschi. E poi abbiamo preso dei giocatori interessanti, no? Che secondo me fanno al caso il Crotone. Su tutti c'è Maiello, Pettinari. Il macellare come si chiama? Che noi vorremmo imparare a conoscere il cognome del re. Si chiama Stefano Ristoschi. Di Stoschi, anche questo dovrebbe essere un acquisto importante per il Crotone. Sì, è un acquisto importante, un ragazzo del 92, nazionale macedone, terzino di fascia, può fare sia la fascia destra che quella sinistra. E poi abbiamo ancora delle altre operazioni in entrata, diciamo dovremmo definire proprio a breve, entro stasera o massimo domani, che diciamo al 99% sono chiuse. Secondo te in quale reparto il Crotone ha bisogno di essere meglio rinforzato? Secondo me attualmente il Crotone ha un deficit a centrocampo con il fatto che non è sfumata la trattativa con Loviso, per cui dovremmo trovare un centrocampista Ma di esperienza. è sfumata definitivamente? Diciamo per la richiesta fatta siamo lontani, a meno che non ci ripensi sia il procuratore che il calciatore, voglio dire una mano deve darla anche il Torino, ecco. Sicuramente. Se no dovremmo trovare un'alternativa all'Loviso, ma sempre un giocatore con quelle caratteristiche di esperienza, per cui ma non ci perderemo sicuramente. Benissimo, tre calciatori che sono in forze, due perché sembrerebbe vogliano cambiare squadra, e cioè Abruzzese e Gallardo, e Eramo che potrebbe avere qualche squadra che lo voglia in forza. Ad oggi per Eremo non ci è arrivata nessuna richiesta ufficiale, solo parole, piccoli interessi, per cui un calciatore tesserato del Crotone. Ma come se lo sono sicuramente gli altri due, sia Gallardo che Abruzzese. Se loro hanno espresso la volontà di andare, se ci sono le condizioni, non c'è problema. Sono calciatori in ogni caso che sono contrattualizzati col Crotone, per cui andranno in ritiro e vedremo. Perfetto. Ci sono cessioni più importanti da fare, ecco. Per esempio quali? E ci sono Cutolo, c'è Ginestra, c'è Cabeccia, c'è Viviani, per cui no, c'è ancora molto da lavorare. Crescenzi è un giocatore del Crotone, rimane a Crotone. Khalil è un giocatore del Crotone. No, Crescenzi della Roma. No, pardon, non Crescenzi, migliore, scusami, hai ragione, migliore, migliore. Sì. Sì, no, migliore del Crotone rimane a Crotone, Khalil del Crotone rimane a Crotone, De Giorgio rimane a Crotone. Quindi si può Come ripartire dicevo da. prima, Si può si può ripartire, ripartire certo. diciamo, da una buona intelaiatura, perché voglio dire, abbiamo fatto bene il giro di ritorno, per Benissimo. cui vogliamo continuare il lavoro che aveva fatto Menichini, ecco. Ancora una domanda, quando inizierà la campagna abbonamenti che i tifosi aspettano? Perché sanno e sappiamo tutti che sarà una campagna abbonamenti molto, ma molto importante. Inizieremo intorno al 20 di questo mese, 20 di luglio, inizieremo con la campagna abbonamento, con la speranza che i tifosi
ci danno soddisfazione. Ecco, ho già fatto un appello prima. Per quello che si sente dire Vogliamo in giro sono avvicinare. soddisfatti, per come si sta muovendo la società. Sì, ma oltre ai cotonesi vogliamo che anche la provincia si avvicini con più, diciamo, affezione al crotone, ecco. È importantissimo. Grazie patron Brenna, grazie, a risentirci Grazie. e speriamo che si possa concludere la trattativa di Cutolo. Grazie, grazie. A risentirci, grazie. Arrivederci, grazie.